Si ferma la più Old World Studine, anche se non è uno stop che fa eccessivamente male. Ai bianconeri non riesce l'impresa fatta più di un mese fa da Cividale al Palagesteco e tocca arrendersi alla corazzata Trapani in Sicilia. Partita in bilico, bella, da playoff, con l'esordio positivo di Jalen Cannon in attesa del rientro di Clark. Ma nell'ultimo quarto i siciliani mettono la freccia e salutano Udine, che ora viene riagganciata dalla Fortitudo Bologna in classifica. Partita che fungerà da insegnamento, però, visto che non è improbabile, anzi, un ritorno di questa sfida nella finale per la 1. Complimenti a Trapani perché ha vinto meritatamente, perché ha giocato 40 minuti. Io credo che noi abbiamo perso un'occasione questa sera perché abbiamo fatto una buona partita per 30-32 minuti, poi ci è un po' scappata dalle mani, abbiamo un po' affrettato qualche conclusione, siamo stati un po' poco precisi, abbiamo anche sbagliato qualche buon tiro, però Trapani ci ha punito. Credo che per vincere qua, cosa che non ritengo impossibile, però bisogna fare 40 minuti fatti quasi alla perfezione, non li abbiamo fatti, quindi è giusto il risultato del campo. A Roma invece Cividale infila addirittura la sesta vittoria di fila. Su altrettante gare nella fase orologio sono inarrestabili le Aquile di Pillastrini, che vincono una sorta di scontro diretto importantissimo contro la Luis Roma in un caldo palatiziano. I gialloblu sono tosti ordinati, non patiscono i tentativi di rientro dei capitolini, mandando sei giocatori in doppia cifra e sopperendo alla grande a un Lamb presente solo fisicamente ma fiaccato evidentemente dalla febbre alta. Successo che resta amaro perché vincono anche 100 in Piacenza in attesa di Rimini, ma i Ducali per ora sono la migliore squadra di tutta la 2 nella fase orologio e proveranno a continuare così fino in fondo per sognare ancora la salvezza diretta, ergo il playoff che al momento meriterebbero e come.